Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti per questo nuovo appuntamento. Oggi sono qui per parlarvi di una cosa, per che cosa vado ai parchi e a che cosa sono interessato quando vado nei parchi di divertimento. Ma vi spiego tutto nel dettaglio e tutto dopo la sigla. Eccoci qui, come ho detto all'inizio di questo video, oggi vi parlo di cosa mi interessa, a cosa sono interessato quando io vado nei parchi di divertimento. Questo chiaramente è un video che fa parte della rubrica Solo Parchi e niente, cominciamo, ma prima di tutto vi dico iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando fatelo anche perché iscrivervi in un canale YouTube non serve la laurea e non porta fatica. E basta pigiare col mouse o comunque anche col dito se state col cellulare su iscriviti. Non costa niente, è tutto totalmente gratuito ed è gratuito anche mettere un mi piace, guardate un po'. Quindi mi raccomando fatele perché dall'analisi del canale ho notato che la maggior parte di voi guarda video senza essere iscritto. Ma iscrivetevi, non costa nulla. Ok, dopo questo sfogo questo sfogo io e comincio con parlare. Allora, come ho detto già prima, oggi vi parlo di cosa mi interessa a me quando vado nei parchi di divertimento. Allora, comincio col dire che queste sono le mie considerazioni, a cosa interessa a me e come io la penso su alcune cose. Quindi non fate commenti assurdi, cose stracche, ognuno ha le sue considerazioni, le sue idee. Quindi io dico la mia, ma parlo per me, non parlo per gli altri, quindi parlando di me. Allora, cominciamo col dire. Allora, la maggior parte di persone, o comunque una buona parte di persone, soprattutto giovani, come me, soprattutto, o comunque anche più piccoli, amano andare ai parchi per fare le giostre pazze, come le roller coaster, come diciamo le giostre, diciamo, di alta velocità e soprattutto che ti invertono, che ti girano, che ti fanno. Io non vado ai parchi per questo, cioè non vado solamente per questo. E dico la verità, molti mi dicono, alcuni amici, io ho detto perché io non sono un amante delle giostre, o meglio, amo le giostre, ma amo le giostre, le dark ride, amo quelle che vanno anche veloce, però che hanno un tema, che sono tematizzate, che hanno un senso, non giostre che è così, che comunque sì, cioè perché per me, secondo me, è una mia idea, Le giostre come le montagne russe, con un binario e con un vagone, anche se ben tematizzato, però che comunque da una parte e dall'altra non ci sia niente, c'è cioè il vuoto. Sinceramente a me non mi dà niente, non mi fa avere, non mi dà quel wow, non mi fa impazzire, non, oltretutto non mi dà neanche voglia di salirci, infatti non ci salgo. Ma non è una questione di paura, è proprio perché a me non piace quel tipo di giostre. A me mi piacciono le giostre, quelle tematizzate. Anche per questo amo molto i parchi Disney, o comunque quelli ben tematizzati, perché io quando vado in un parco non guardo le attrazioni solamente, è normale. Se vai in un parco qualche attrazione te la dovrai anche fare e io infatti me la faccio, ma mi faccio quelle non più tranquilli, anche quelle più velocine, ma quelle che non si invertono, quelle che comunque ti godi la giornata, che ti godi il tema, che ti godi che c'è una storia dietro, capito? A me quelle mi piacciono, quelle sono le vere attrazioni che a me mi fanno impazzire, quelle che c'è dietro, soprattutto se quel tema è ispirato a un film, a un cartone, a un qualcosa, o comunque anche se non c'è un film, un cartone, ma comunque che c'è una storia, che ha un inizio, che ha un fine, che ha una continuità. Quello a me piace, non mi piace a me quelle giostre che tu entri, vai, ti siedi e quel binario che dici, la gente che senti ridare. Cioè, chiaramente, sicuramente ci sono quelle appassionate che lo fanno anche, no? Che gli piace e vanno alla ricerca proprio di questo, ma chiaramente questa è una mia considerazione, a me non piace, ecco.
Partiamo da questo presupposto. Io quando entro in un parco non guardo solamente le attrazioni, le giostre, quante ce ne sono. Cioè, a me posso anche andare in un parco dove ce ne sono solamente due, non me ne importa, anche perché io guardo la tematizzazione, guardo come gestiscono il parco, ma perché mi piace osservare come lo tematizzano bene, come lo curano. Guardo anche per esempio, mi piace andare negli store a guardare i gadget, perché vabbè, io è normale. Se io vado in una boutique, mi portano in una boutique a vedere vestiti di donna o vestiti di uomo, in base, diciamo, quando vai a fare una passeggiata nei grandi centri commerciali, ok, là a me non piace, a meno che non vado in un centro commerciale dove vado in un negozio di elettronica, però se mi porti in una boutique, se mi portate in una boutique, a me non piace. Però negli store, dove comunque è vero che ci sono robe, magliette, matite, penne, tazze e tutti i gadget possibili e immaginabili, ma a me quel tipo di gadget mi piacciono, soprattutto se sono tematizzate con impresso Topolino, Pippo o comunque altri cartoni in base al parco, in base al tema. Quindi io amo andare negli store, nei bar tematizzati, andare nelle parti tematizzate anche, soprattutto perché mi piace, ma anche perché mi piace portare contenuti per il canale sempre di più, ma non lo faccio solo per il canale, lo faccio soprattutto perché mi piace a me. Però poi chiaramente quando vado in un posto io comunque faccio sempre il video, comunque vi tengo aggiornati sui miei spostamenti, o comunque al di là degli spostamenti aggiornati sui luoghi, ecco. E questo è tutto. Io la penso così, io personalmente vado in un parco non solo per le giostre, ecco, non è quello il mio... È normale che se vai soprattutto in quei parchi, se vado in quei parchi, ed è successo, dove ci sono talmente tante giostre, che comunque in quelle tante giostre ci sono quelle che piacciono a te, ok, te la fai, anche perché, dico, non è che vai in un parco, spendi anche perché sono anche... Mo' i biglietti sono anche carucci e non ne fai neanche uno. Però faccio quelle che a me mi piacciono, comunque che mi prendono, mi trasmettono qualcosa, ecco. Quello è il mio pensiero, ecco. Non tutti siamo uguali, magari, ripeto, ci sono quelli che vanno nelle giostre alla ricerca dell'adrenalina. Io non vado alla ricerca dell'adrenalina, io vado alla ricerca della storia, del tema, della tematizzazione, di un parco che mi trasmette gioia al di là delle giostre, cioè che entri, ti vedi proprio immersivo nella storia. Cioè non vado in un parco semplicemente, anche perché io quando vado nei parchi mi piace anche vedere gli spettacoli, perché no? Che comunque gli spettacoli, soprattutto di alcuni parchi, sono fondamentali. Cioè se vai a Disneyland Paris, io non sono... sto per andare a breve, ma questa è un'altra storia, però ci sono parchi, ad esempio se si va a Disney Paris, io quando andrò non mancherò a vedere Re Leone, ma perché Re Leone comunque è la storia di Disney, comunque della storia dei cartoni di Disney, è normale che non mi perdo quello spettacolo che vedendo qualche clip mi è veramente entusiasmato. Cioè vedendo qualche clip fatta così da su YouTube, beh, mi ha veramente preso, su internet, documentandomi un po', che comunque mi piace sempre documentarmi, come ho visto anche un'altra storia. È come quando vai per esempio a Movieland, io sono stato a Movieland, ma non puoi andare a Movieland pensando di non vedere neanche uno spettacolo, perché a volte in alcuni parchi soprattutto gli spettacoli sono fondamentali, sono la cosa più importante di un parco. Quindi non sono solo le giostre, le attrazioni a fare la differenza, a fare, diciamo, di un parco la bellezza. Cioè è tutto l'insieme. Può anche essere un buon parco che porta... allora facciamo finta, facciamo che c'è un parco,
un parco che ha delle giostre fantastiche, però che non è ben tematizzato. Per me quello non è parco, cioè per me quello, sì, è un parco, più che altro un Luna Park, ecco, dove vai a fare delle giostre qua e là senza nessun... Quello è un Luna Park per me, non è un parco. È un parco per me, deve essere una cosa che ti trasmette, che ti trasmette veramente gioia, divertimento, che ti senti immersivo dentro una storia, dentro un qualcosa, dentro i cartoni, dentro qualcosa. Se, per esempio, io ho visto un video tour, perché mi guardo comunque dei video e mi documento sempre su internet, no? Per i miei futuri viaggi o comunque in generale, a Hollywood, per esempio, a Universal Studio Hollywood, dove c'è per esempio, ma non so se è proprio, comunque nel parco, un parco che si trova in America, che c'è la parte ambientata, diciamo, dove nel mondo Harry Potter, no? Cioè, io già vedendolo dal video, già mi sono emozionato, perché ti senti immersivo, sei proprio nel mondo Harry Potter, tutto uguale come c'è nel film, tutto spiaccicato, proprio il negozio delle bacchette, tutto fatto. Cioè, veramente bello. E ancora non ci sono andato dal vivo e non so neanche se riuscirò mai ad andarci, ma questa è un'altra storia. E a volte ci sono cose che magari sai già di non poter mai fare, però mi piacerebbe, perché no? Però al di là di questo, un'altra storia, chiudiamo a parentesi. Quindi io, prima di lasciarvi, vi dico che è una mia considerazione, e quello che dico, se qualcuno di voi è come me, non gli piace andare in un parco per le giostre, che magari non tutti amano fare le giostre. O meglio, io voglio essere chiaro su una cosa: a me non è che non mi piacciono fare le giostre. Ecco, io voglio essere sincero prima di lasciarvi. Io non voglio essere chiaro e sincero: a me non è che non mi piacciono le giostre, mi piacciono quelle che sono con una storia, che sono ben tematizzate, che hanno un senso, che sono inerenti a qualcosa, ispirate a qualcosa o che hanno un senso. Almeno, ripeto, quelle giostre dove c'è un binario che da una parte e dall'altra non c'è il vuoto, e con una semplice, diciamo, parte dove ti siedi, un semplice carrello, no? Che ti oh! E magari sì, adrenalina, tutto quello che vuoi, ma che non c'è una storia, che non c'è un qualcosa, sinceramente non mi fa impazzire. Quindi io amo quelle che mi lasciano qualcosa dentro, che quando esco da questa strada, wow, qua c'è storia, qua è ben tematizzato. Quindi io amo questo dei parchi, quindi la tematizzazione, come è ben curato, come è ben gestito, se viene tematizzato bene in tutto il parco, perché anche la cosa più importante non è andare in un parco per le giostre tematizzate, è normale. Cioè, a me piace anche guardare se comunque il complesso del parco è ben tematizzato, perché se poi vai in un parco a tema Kung Fu Panda e poi di Kung Fu Panda a ben poco, cioè chiamato Kung Fu Panda è una parola grossa. Quindi se vai in un parco Kung Fu Panda deve essere tematizzato Kung Fu Panda, se vai in un parco che parla di Topolino devi vedere tutto di Topolino, senza lasciare niente al caso. Quindi comunque guardare questo, osservare e portarvi anche oltre tu, e poi in più e portarvi dei contenuti a voi al canale. Spero che questo video non sia stato noioso, ma come sempre mi piace fare ogni tanto con voi una chiacchierata, e ciao, a presto, alla prossima, da oltre lo sguardo.